Le province del West canadese, il Saskatchewan, il Manitoba, l'Alberta, sono gli immensi territori del Midwest statunitense, che continuano verso il nord, con gli stessi usi e costumi, la stessa storia della corsa verso il Pacifico, punteggiata dagli stessi fortini, con lo stesso culto per l'epopea della frontiera. Nel grande, moderno albergo di Calgary, dove pernottiamo, ancora gli stessi antichi cartelli avvisano il cliente che è vietato portare il cavallo nella stanza. Step into an avalanche, it covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Ogni anno a Calgary, nello stato dell'Alberta, c'è lo Stampede, il più grande rodeo di tutto il Nord America. Vengono da ogni parte per vederlo e naturalmente vengono i migliori cowboys americani e canadesi per parteciparvi. Il problema del cowboy, come vedete, è di restare in sella al cavallo selvaggio senza essere insarcionato per almeno 30 secondi. Quando ci resta meno di 30 secondi è squalificato. Qualche volta ci scappa il morto. Montare un cavallo selvaggio, mi dice un cowboy, è la cosa che si avvicina di più al suicidio. Lo Stampede non è solo un grande spettacolo, è l'energia del West, della vecchia frontiera. In fondo è una vivace, massacrante ricerca del tempo perduto e di quando la vita del pioniere era dura e a totale contatto con la natura. Oggi i premi dello Stampede ammontano a vari milioni. Ecco la vittima di quest'anno, risarcionata e finita sotto un carro.
La corsa dei carri e l'apoteosi dello Stampede, il gran finale. Questo è il ricordo della corsa verso il West, della lunga marcia per l'occupazione dei territori ancora liberi, cioè ancora occupati dalle tribù indiane, un po' restie ad abbandonare i loro pascoli. La corsa dei carri, inesauribile sorgente di ispirazione per i film dell'epopea western, ricorda un po' la corsa delle bighe dei film storici, anzi si può dire che queste non si spiegano senza quella. Lo Stampede finisce nella sua grande notte di festa. Calgary, con i suoi 400.000 abitanti, è sempre la metropoli del West. Ultima tappa prima di attraversare i 1.000 chilometri delle montagne rocciose. E può interessare che a Calgary le donne, di una bellezza sorprendente, quasi virile, nel loro passo da cowboy, sono quasi il doppio degli uomini. Da Calgary andiamo verso il sud, verso il confine con gli Stati Uniti, a cercare la vita western senza mitologie, senza spettacolo, la vita dei veri guardiani di bestiame, non del tutto rosa. I silos di grano, con la loro presenza all'orizzonte, come i mulini a vento di Don Chisciotte, ci terranno compagnia nel paesaggio immenso e deserto. Sono i silos del più grande granaio del mondo, il Canada occidentale. Oh, 42 at CKHL, 75 degrees in Calgary. The Bay presents Expression 71. It's what's happening in the super back-to-school fashions for vibrations. Check the Bay's mailer. You could win a Yamaha trail bike by getting into the Bay's mid shirts or Wallace Berry Monster. Nella pianura le varie città non sono nate a caso, ma proprio attorno ai silos, cioè ai centri di raccolta del grano, creati dalla ferrovia, ossia dalla Canadian Pacific. La politica del nuovo governo di apertura verso la Cina è ora legata proprio alla necessità di vendere una parte del grano delle grandi pianure. Ne hanno troppo i canadesi e di qualità troppo buona. Per poterlo vendere al giusto prezzo debbono mischiare la prima qualità con la quarta. L'orizzonte è ormai dominato dalle montagne rocciose. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. Took us all away to New Orleans.
I took my harpoon out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. Kerston, il maggior centro di questa pianura, si presenta come tutte le altre città, una grande strada centrale con i suoi magazzini, i suoi saloon, qualche albergo, rari passanti. Lo scopo del nostro viaggio da queste parti è anche quello di andare a trovare un amico conosciuto 6 anni fa. È un cowboy, si chiama Wallace, è di religione mormone. E questo è appunto un tempio mormone, uno dei 3 che esistono al mondo. Gli altri 2 sono uno a Salt Lake City e l'altro non so. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I've done. Every night she kept me from the cold. And somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Ritrovare il suo ranch non è facile nella prateria immensa e tutto uguale. Ci riusciamo dopo molta fatica. Our Heavenly Father, we thank this for this food. We ask you to bless it that it may nourish and strengthen our bodies. In the name of Jesus Christ, amen. Wallace ci accoglie come se ci fossimo lasciati non 6 anni fa, ma 10 minuti fa, senza sorprendersi. Wallace, 45 anni, parla raramente. La moglie, Fern. Il figlio, Mark, vuole fare il cowboy. Il padre dice che ne ha la stoffa. Laurie, la figlia maggiore. Questa è Mary, la minore. Nelle case dei mormoni non si beve che latte e acqua, nient'altro, e si mangia poco perché il superfluo è considerato peccato. La vita al ranch è scandita ogni giorno dallo stesso ritmo di lavoro. Una volta ogni settimana vanno tutti a Cardston per la funzione religiosa e per gli acquisti, nient'altro. 6 anni fa Wallace aveva un cane che lo aiutava nel suo lavoro, un cane che lui stesso aveva pazientemente ammaestrato. Ora il suo cane è morto. Ne ha un altro che sta imparando a sorvegliargli il bestiame. Wallace dice: quando avrà imparato bene il suo mestiere, sarà a tempo anche per lui di morire. L'addestramento dura anni e anni. Beh, ho visto Wallace per la prima volta quando entrava nella nostra chiesa. Stava sulla soglia. Era grande, bello. Tutti i ragazzini lo seguivano. Per loro era il cowboy, il vero cowboy. Lui veniva in chiesa perché tutti noi apparteniamo alla chiesa mormone.
I mormoni furono i primi a stabilirsi in questa zona e i primi ad abitarla. 50-60 anni fa arrivarono qui con i loro carri. Era una terra nuova. Fu molto duro all'inizio, il clima freddo. Ma ne hanno tirato fuori un buon paese. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. La 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 la. Da solo Wallace controlla 400 capi di bestiame. Appena sposati Wallace ed io, partimmo in viaggio di nozze a cavallo tra le montagne e restammo lassù per alcune settimane e incontrammo orsi, cervi, bisonti e tanti altri animali. Poi andammo ad abitare in una piccola casa per un certo tempo, accanto a un fiume. Lì sono nati 5 figli, 2 sono grandi adesso e abitano altrove. E 3 vivono ancora con noi.
Wallace non è proprietario del suo ranch. Ha uno stipendio dalla società mormone da cui dipende. Per arrotondarlo, doma un cavallo alla settimana. Il compenso è di $100 per ogni cavallo. Questo è al quarto giorno e sembra già abbastanza mansueto. Wallace lo fa per vivere, ma anche per non sentirsi troppo solo nelle lunghe giornate che trascorre nella prateria. La verità è che la sua sola passione sono i cavalli. Una parte dell'addestramento del cavallo, la più delicata e difficile, dice Wallace, consiste nel parlargli, nel domarlo parlandogli. Thank you.
quali sono i suoi progetti per il futuro? Le cose qui non si mettono bene. Sto pensando di partire e andare in Colombia, in Sud America. Perché? Perché laggiù, mi hanno detto, è un po' come era nel Texas alla fine del 1800. Che cosa cerca? La terra, un posto dove poter trovare la terra che è difficile avere qui. Perché tutto ormai è stato preso. Da chi? La gente ricca venuta dagli Stati Uniti, tipi pieni di soldi che possono pagare alti prezzi per una mucca. Lei pensa veramente di andare verso il sud? Sì, penso proprio di sì. Ha voluto accompagnarci per qualche chilometro, sino ai confini del suo ranch. Siamo sul lago Louise, la meraviglia delle montagne rocciose, il più bel lago del Canada, che pure di laghi ne ha più di 5.000, di quelli grandi, gli altri nessuno li ha mai contati seriamente. Molti non hanno nome. 300 laghi si chiamano ad esempio Lago Lungo, 200 si chiamano Lago Verde, uno si chiama persino Garibaldi. Ma il lago Louise è il trionfo del turismo. Ha un albergo castello costruito dalla Canadian Pacific. Lago Louise è il massimo rifugio estivo di vedove e di coppie anziane. Il personale invece è tutto composto di giovani studenti universitari che lavorano per pagarsi gli studi. Glen Gowdy, University of New Brunswick.
Il Lac Louise fu scoperto meno di un secolo fa, nel 1882. Prima si chiamava Lago Principessa Luisa, dal nome della moglie del governatore dell'epoca. I go to Queen's University in Kingston, Ontario. Le maggiori attività degli ospiti sono il nuoto, ma non nel lago, nella piscina, la pesca, la vela, la canasta, ma soprattutto, come abbiamo visto, la fotografia. I'm Jean Sibley from the University of Manitoba, Winnipeg. Dei manifesti turistici viene molto ricordata la Svizzera a proposito del Lac Louise. A noi ricorda Marienbad e i suoi cari fantasmi. Leanne Westerman, University of British Columbia, Vancouver, BC. We're from Texas. Oh, look here. What is he doing? Boy, yes, he's close. He's all moving. My name is Lisa Fullerton from Toronto, University of Toronto. My name is Cynthia McGee from York University, Toronto, Ontario. Parlare di turismo nel Canada può essere un pleonasmo, perché in realtà ogni canadese, in queste immense distanze, per muoversi, fa del turismo. E anche le ragioni di lavoro diventano qui motivi di viaggi tra laghi e foreste in una natura che è rimasta in gran parte intatta, come il tempo delle grandi migrazioni arcaiche. E forse ubbidendo a un istinto inconscio che molti americani ripercorrono a ritroso, come queste signore texane, le grandi vie delle migrazioni tra l'Asia e l'America quando i due continenti erano uniti. Così come i salmoni qui risalgono i fiumi per depositare le uova,
Ma che cosa depositano oggi i turisti? Forse soltanto una parte dell'oro che i loro padri hanno trovato lungo le vie d'acqua del Canada settentrionale, ai confini dell'Alaska, ai principi del secolo. Questo castello stile Tudor sulle colline di Toronto è la testimonianza di un'epoca famosa, gli anni della corsa all'oro, sul finire del secolo scorso. Lo fece costruire un cercatore d'oro molto fortunato, lo chiamò Casa Loma ed è ora una specie di museo lasciato in dono alla città. Coi resti dei materiali da costruzione, l'architetto di Casa Loma si costruì anche lui un castello, di dimensioni minori, ma non di minori pretese artistiche. Così finivano parte di miliardi d'oro trovati nel Klondike e nello Yukon. Ecco il fiume Yukon a White Horse. White Horse fu la meta obbligata per le merci e per gli uomini che venivano dalla costa del Pacifico. Gli ultimi due battelli a ruote che facevano appunto servizio sul fiume sono rimasti da allora ancorati e inutilizzati. La ferrovia invece funziona ancora e collega una volta al giorno White Horse alla costa. Non porta più materiali e cercatori, ma soltanto turisti nei mesi estivi. Tutto resta anche come memoria di quella febbre dell'oro che ispirò, tra l'altro, racconti e romanzi a Jack London e un film a Charlie Chaplin. Di quell'epopea non ci resterebbero altre testimonianze se tra i cercatori non ci fosse stato un fotografo, certo Higg, che ha fissato quei luoghi, quella gente, in quei momenti. Chi voleva andare verso i campi auriferi doveva portare con sé provviste per un anno. Un cercatore stanco e forse deluso. I cercatori erano costretti a ripetere questa famosa salita, The Scale, più e più volte coi loro carichi. Pendenza 30 gradi. Chi si fermava doveva aspettare ore per rimettersi in fila. Il famoso sentiero dei cavalli morti, l'inferno del Klondike. Finalmente arriva la ferrovia. E il nord si trucca da west. Belinda Mulroney, che divenne ricca non scavando l'oro,
ma vendendo vino, liquori e sigari ai cercatori. Salotto privato nel saloon di Esther Duffy. I cercatori d'oro americani si riuniscono a banchetto. Una cercatrice d'oro altrui. Dawson City si formò nel 1896 alla confluenza del fiume Yukon col fiume Klondike. Due anni dopo, Dawson City aveva 30.000 abitanti. Sorsero qui bische, saloon, alberghi. Vennero avventurieri, donne e uomini da ogni parte del mondo per prendere parte al gran festino. Il luogo è climaticamente inospitale. D'inverno la temperatura scende fino a 38 gradi sotto zero. La neve cade 9 mesi l'anno. Ma è qui che dovevano passare i cercatori. Ed è qui che esplose veramente la follia dell'oro, che sembrava inesauribile e autorizzava tutte le altre follie. Dopo il 1900 la fortuna di Dawson City cominciò a declinare rapidamente. L'estrazione del materiale si presentava sempre più disagevole. A questa latitudine il terreno deve disgelare prima di poterlo scavare. Oggi restano i nomi famosi delle zone più lavorate, Bonanza, Dominions, El Dorado, e Dawson ha meno di 700 abitanti. Tutte le costruzioni di quel tempo sono state lasciate in completo abbandono e si disfanno senza fretta. I turisti fotografano e portano a casa souvenir.
Nel cimitero le ultime tombe portano la data del 1928. Da allora nessuno si ferma più abbastanza a Dawson City per morirci. Del Klondike resta la leggenda. Into an avalanche, it covers.